Ed eccoci ancora insieme, cari amici e care amiche di Angoli, questa volta per raccontare, fra i tanti appuntamenti che caratterizzano la nostra estate sul territorio, proprio al fine anche di far conoscere al grande pubblico intanto questo museo, e tra poco capirete quali, intanto anche il nostro territorio. Bene, vi racconteremo di una mostra sul Tour de France intitolata Ghisallo in giallo. È collegata con noi per tutti i dettagli la direttrice del museo, Carola Gentilini. Ciao Carola e ben ritrovata ad Angoli, grazie davvero ancora. Ciao Dolores, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Quindi partiamo da questo Ghisallo in giallo che racconta del Tour de France. Quindi perché una mostra proprio sul Tour de France? Bellissima domanda, abbiamo voluto dedicare una mostra dedicata al Tour de France proprio perché quest'anno per la prima volta il Tour de France, questa gara importantissima di ciclismo, partirà dall'Italia e quindi abbiamo voluto onorare questo grande evento valorizzando la collezione che abbiamo all'interno del nostro museo e arricchendolo proprio di oggetti per raccontare questa storia incredibile che parte dal 1903 e arriva fino ai nostri giorni, toccando campioni italiani e stranieri che hanno fatto la grande storia di questa gara. Certamente Carola, già le immagini ci stanno portando per mano all'interno di questa visita virtuale, mostrandoci davvero dei dettagli storici dalle sfumature anche un po' romantiche, perché sappiamo bene che i campioni del ciclismo hanno anche questa grande caratteristica, ma immagino ci siano degli oggetti speciali più di altri, è così? Sì, è così. Innanzitutto vorrei sottolineare che è una mostra alla quale abbiamo lavorato moltissimo per la realizzazione e che è il frutto di una collaborazione anche non soltanto con musei nazionali, ma musei internazionali e soprattutto musei ovviamente legati al mondo del ciclismo. In particolare vorrei ricordare il museo di Coors nel Belgio e la collaborazione con il museo de Velo in Svizzera di Marc-André Helsig. Sono state fondamentali queste collaborazioni perché ci hanno permesso di esporre anche oggetti molto importanti e anche di epoche diverse e che hanno fortemente arricchito, appunto, come vi dicevo, la collezione che normalmente abbiamo all'interno del museo dedicato al Tour de France. In ci quali sono epoche maglie storiche andate bellissime a spaziare, quindi, visto che dici epoche diverse, quali momenti storici appunto del Tour de France avete potuto raccontare? Ma raccontiamo la storia in realtà di tutta la gara che nasce, come dicevo, nel 1903, arriva fino ai nostri giorni e già da queste immagini potete vedere qui la sezione dedicata al primo periodo, quindi dalla nascita fino agli anni 30, e quindi ci sono anche biciclette veramente molto antiche, anche perché all'interno della mostra si racconta anche come questa gara è evoluta nel tempo con regole diverse, partendo diciamo da una partecipazione che era totalmente libera per poi organizzarsi in team nazionali, che è stata poi la modalità più importante, diciamo, che ha segnato veramente la storia di questa gara. E biciclette, come vi dicevo, quindi dei primi del Novecento, con marche molto storiche dalla Peugeot all'Alcyon, anche queste frutto di un prestito di un collezionista, fra l'altro notale, locale, quindi molto amico del museo, e altri oggetti provenienti anche da collezionisti italiani, e in particolare oggetti anche particolari, quindi non soltanto maglie storiche indossate da campioni che hanno vinto il Tour de France, ma anche oggetti particolari come un disco con gli inni dedicati al Tour. Oppure quindi davvero tantissime curiosità, Carola, ma stiamo per salutarci e voglio che tu ricordi al nostro pubblico anche un momento importante, un minuto e ci lasciamo. Avete avuto anche un ospite specialissimo, è vero?
Sì, siamo molto orgogliosi perché la mostra è stata visitata dal direttore del Tour de France che abbiamo invitato e che è venuto personalmente in giornata da Parigi per poter visitare e godere di questa collezione. Per cui diciamo che è stato per noi una grandissima soddisfazione del lavoro compiuto. E allora E Carola, volevo davvero in ricordare che chiusura la perché ti devo mostra... salutare, fino a quando questa mostra sarà disponibile, come la si può visitare, cosa dobbiamo fare? Vai! Vi aspettiamo al Museo del Ghisallo, la mostra è stata inaugurata il 20 di aprile e rimarrà aperta al pubblico fino ai primi di settembre, per cui c'è ancora un po' di tempo e vi invito veramente perché è un'occasione unica di poter ripercorrere la storia di questa grandissima gara che partirà fra pochi giorni proprio da Firenze. Aperti tutti i giorni? Tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30. Bene, quindi non perdete questa occasione, grazie alla direttrice del Museo del Ghisallo, Carola Gentilini. Ciao Carola, buona estate e buona mostra, Grazie Dolores, prestissimo. ciao, Grazie, arrivederci a grazie, tutti. ciao. E sta per arrivare una pellicola. Faccio una strage al 75%. Questa è la sua ultima pellicola dove c'è un po' di commedia, c'è azione, c'è ironia, ma soprattutto c'è lui che è qui in studio con me per raccontarci tutto nel dettaglio, Ivan Brusa. Ciao Ivan e grazie per Ciao, essere con noi. Ben arrivato ad grazie, Angoli. grazie mille a voi. Senti, ma perché questa strage è solo al 75% e non al bisogna 100%? vedere il film per capirlo. Bisogna vederlo. Allora, sai che facciamo? Ci gustiamo un assaggio del Va trailer, così bene. entriamo nel suo mondo e poi cominciamo di nuovo a chiacchierare. Vai, regia. Villa, lei è uno strano, lo sa. Facciamo le stories su Instagram. Perché bofonchi sempre? Perché sei sempre È incazzato? veramente un mondo che gira al contrario. Dov'è la bambina? E quello che mi fa incazzare, ma incazzare veramente, è che non fanno nulla di nulla di nulla, neanche per provare a cambiare un po' le cose. Allora Ivan, quindi lui intanto è un tipo strano, partiamo già Fuori di così. Quindi la decenza. storia dove poi va a parare? La storia va a parare che questo personaggio che si chiama Mattia Villa, interpretato da Andrea Pellizzoni, conosce, è scontento della propria vita, eccetera, e conosce una ragazza che, diciamo così, lo porta a compiere questo, cioè lo vuole tirare dentro questo compito strano, un po' folle, di compiere delle stragi nelle principali città italiane, per Però dare un... saranno stragi di che tipo? Stragi, non diciamolo, Non magari si può diciamolo, capire però, che dopo. porteranno a qualche cosa di positivo. Potrebbero dare un Potrebbero. significato, diciamo così, per cambiare le cose. E Poi questo non è succede... male, cambiare le cose, Esatto. insomma, forse è anche il caso, E e questo quindi non attraverso va. il messaggio sarebbe molto bello. Ma Ivan, parliamo un po' anche di te, perché questo è il tuo Sì. Sì. ultimo lavoro, ma insomma, tu in questo mondo ci sei da tanto tempo. Ci sono da Raccontaci un po'. sì, ci sono un po' da tanto, insomma, avevo iniziato come attore, poi pian piano sono passato dietro la camera, diciamo, Come mai quindi. questa scelta? Ma è stato un po' naturale, fondamentalmente mi sono ritrovato a capire che forse preferivo scrivere delle cose oppure dirigere, insomma, dei film, quindi ho fatto un sacco di cortometraggi, una serie web, a un certo punto nel 2019-2018 ho capito che dovevo fare il mio primo film, ho girato il mio primo film, che si chiama Nu vendetta no parti, sempre dei titoli molto Che poi uno non sa così. bene dove, da che parte deve guardare, ma è così. Quindi il tuo mondo in realtà qual è? Che cosa racconti nelle tue pellicole? Racconto spesso un po', diciamo così, la rabbia, insomma, di magari tot generazioni che magari non si ritrovano proprio totalmente in questo mondo che li circonda, insomma, perché non vedono che le cose vanno come pensano che dovrebbero andare. Quindi sono un po' Ok. disillusi, hanno bisogno di Sono avere disillusi. nuovi stimoli. Hanno bisogno di nuovi stimoli, hanno bisogno che le cose cambino perché non piacciono assolutamente e cercano in una maniera magari spesso anche brutale, un po' pesante, insomma, visto che comunque faccio dei film d'azione, chiamiamo così, cercano di cambiarle. Poi comunque si rendono conto spesso che
non sempre i loro metodi sono quelli giusti, ecco. Quindi poi bisogna riflettere. Senti, Ivan, queste pellicole tu le hai girate anche qui sul territorio, quindi bene. Sul territorio? Beh, io sono, non so se posso dire, sono di Lomazzo, ok, sono di Lomazzo da sempre, da generazioni, mio padre, che salutiamo, è da generazioni qui. Le ho girate sul territorio perché, per esempio, faccio una strage, l'abbiamo girato tra Lomazzo, Casilino Alpiano, Cirimido, Appiano Gentile, quelle mie zone lì, insomma. Ho anche membri, insomma, del cast, comunque della troupe che sono di Como. Come scegli i tuoi collaboratori, gli attori e tutto quanto? Ovviamente non vado per quello, però spesso magari capitano anche persone di questo tipo. Quindi, non so, Nicolò Tagliabue, che è il DOP, è il mio aiuto montatore, che è di Bregnano. Oppure c'era William Angiuli, uno degli attori, ha sempre vissuto a Como, allora, fondamentalmente. Certo. Ok, William, mitico. C'è Stefano Galli, che è di Cirimido. Quindi ci sono persone del territorio che sono brave, io le valorizzo se mi servono per i miei film. Quindi, venga dentro tutti. È una bella cosa, quindi insomma, chi volesse, magari ci saranno dei casting, quindi. Ci possono essere che dei casting, sta arrivando. Sì, sì. Scrivetemi, io adesso ho un film che probabilmente uscirà in ottobre, però anche altre cose, sto girando anche altre cose, quindi sì, scrivetemi su Facebook o quel che è, scrivetemi che sono aperto a tutto. Insomma, tutto può sì, accadere. Sì. Ivan, il tuo sogno? Il mio sogno, ma spero di riuscire a continuare a fare film, magari con budget più grandi, insomma, visto che comunque siamo sempre nell'indipendente, abbiamo poco, ma ci crediamo, ci mettiamo tutto il nostro cuore, l'anima, insomma, magari con budget un po' più alti riusciremo a fare sempre meglio, insomma, quindi spero questo. Una cosa che hai fatto che non rifaresti? No, ma penso che non rifarei, cioè rifarei tutto, insomma, sono abbastanza fiero di quello che ho sempre fatto e sono contento così. Invece una cosa che vorrai fare, film e carriera a parte? Penso solo a questo. Sono invasato. Insomma, quindi i tuoi progetti sono proprio quelli di continuare con questo mondo e con questa realtà. In realtà poi tu sei un artista tutto tondo, perché hai fatto l'attore, ora sei regista, sì, insomma fai un sacco di cose. Un po' di tutto, quindi insomma. Quindi fai un po' di tutto, sei versatile. Sì, magari anche montaggio, casting director, direttore di produzione, sceneggiatura, magari video in generale di eventi, un po' di tutto, insomma. E quindi fai davvero di tutto. Tutto. E faccio una strage al 75%, è proprio la sua ultima pellicola, quindi andatela a cercare, godetevela e soprattutto puoi dirlo su Amazon Prime Video. Va bene. La vedete lì, insomma, che, ecco, cioè, la vedete lì, così se volete poi partecipare ai casting sapete esattamente che cosa vi aspetta. Esatto. Con Ivan Brusa, grazie Ivan, grazie per essere stato con noi, ti riaspettiamo per tutto. Torno, quello che accade. Torna, stai già qua. Grazie. Grazie anche a voi che mi avete seguita anche in questa serata. Naturalmente, prima di lasciarci, la nostra mail angoli@espansionetv.it rimane sempre a vostra disposizione. Angoli, pensate, torna domani alle 19 e tra poco invece c'è la nostra informazione.